Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Spero che l'inquadratura sia perfetta perché non riesco a vedermi, quindi sto facendo il video alla cieca e mi vedrete molto statica perché ho paura di uscire dall'inquadratura. Detto ciò, se non ti sei iscritto ancora al mio canale e ti fa piacere, iscriviti e lascia un like sulla fiducia. O se ti sono piaciuti i miei acquisti, perché questo è un video haul. E gli abiti che vi faccio vedere arrivano tutti da New Chic, che è lo stesso sito sul quale ho preso gli stivali da cowboy che vi ho fatto vedere in un video haul, ma anche su Instagram, e che vi sono piaciuti tantissimo. Allora, io direi di iniziare dagli accessori. Partiamo dagli orecchini. Ok, state molto attenti perché qui entrerete in ballo voi. Ho preso questi orecchini perché mi piaceva molto l'idea che sembrava che ci fossero più buchi, e questo si può mettere o così oppure semplicemente smontarlo e mettere soltanto la parte superiore, e questo magari metterlo anche su un altro tipo di orecchino, perché no? Il problema è che io non so come vanno applicati questi orecchini, perché in realtà adesso non riesco a vedermi allo specchio, ma in realtà il senso dell'orecchino è tipo una roba così. Solo che sia che lo inserisco nella maniera giusta, quindi dalla parte superiore del lobo, sia che lo inserisco al contrario, l'effetto non è come quello della fotografia, perché questo pezzettino superiore purtroppo mi scende giù dall'altra parte dell'orecchio, quindi io non sono riuscita a metterlo in nessun modo. Se sapete, se ci fosse un tutorial in caso, mandatemelo, perché veramente è un peccato, perché l'orecchino è veramente molto 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 carino, ma in tutti i versi non sono riuscita ad applicarlo. Altro orecchino molto 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 bello, ma questo è abbastanza impegnativo, sono questi cerchi dorati con tutti questi strass e brillantini, ma secondo me sono stupendi. Io sono un amante dell'argento, non so se l'avete visto, comunque il silver, però con alcuni outfit e soprattutto in alcuni periodi dell'anno mi piace tantissimo come mi stanno gli accessori di questo colore. Non so voi cosa ne pensate, ma questo orecchino è veramente molto molto bello. È super leggero, quindi assolutamente per i lobby non è traumatico, perché io ho una mia amica, Silvia, la conoscete tutti, che a forza di portare orecchini super pesanti gli si è piano piano aperto il lobo fino a che non gli si è spaccato. Questi sono molto molto grandi, però super leggeri, che non è un fattore da sottovalutare, però darei non so che cosa per guardarmi allo specchio con questi orecchini, però vabbè, non si vede nulla da questa macchinetta fotografica. Salve macchina. Altro accessorio molto 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 bello e molto sul mio stile, c'erano tantissimi colori e vi dico la verità, non sono neanche molto sicura che io avessi scelto questo colore, comunque a me non mi vengono più le parole, però questi sono strepitosi, ma strepitosi veramente, con un bel abito gitano o comunque questi abiti lunghi che vanno adesso, cioè lo trovo veramente bellissimo, lo trovo super estivo come orecchino, sapete, tipo da mille e una notte, sì, favoloso, cioè, veramente meraviglioso. Adesso andiamo sui vestiti, perché alcuni sono veramente molto belli, ne ho provati soltanto tre di questi, tra cui quello che porto addosso, che è tipo una simil maglia con mini dress, diciamo, mini dress che assomiglia un po' a una maglia un po' più lunga, con lo scollo all'americana, questo dettaglio molto molto carino, che ovviamente va messo senza reggiseno, ma io non riesco a metterlo senza reggiseno, quindi ho tolto le bretelline e le ho inserite nel reggiseno e appunto l'ho tenuto sotto, anche perché non mi piacciono i reggiseni a fascia perché poi si vedrebbero, e quindi ho escogitato questa cosa. Ma cioè, se ci avete due belle pere, ragazzi, mostratele, andate senza reggiseno perché è favoloso. E adesso poi ve lo faccio vedere anche indossato, se riesco a trovare un'inquadratura decente. Comunque è freschissimo ed è super super comodo. Altro vestitino super comodo, ma mi piace più che altro perché è talmente leggero che è freschissimo, soprattutto in questa stagione. Credo sia viscosa e
è stupendo. L'ho voluto prendere rosso perché io tendo a prendere sempre il nero perché si camuffano tante magagne, parliamoci chiaro, soprattutto un po' di gonfiore addominale, un po' deforme, che ne so, la mutandina sotto, però dico, ho preso tutto nero, diamo una botta di colore e prendiamolo rosso. Io ho preso tutte M perché mi piace che non siano estremamente attillati, mi piace che siano leggermente morbidi, ma soprattutto per me la lunghezza è importante. Considerate che io ho preso le M e per fortuna, perché quel paio di centimetri in più comunque ci stanno, cioè comunque non ho più 20 anni, sono una donna, porto il bambino a scuola, troppo oso per la mia età, non che chi ha un'età non dovrebbe usare, ma nel mio caso mi sento a disagio, insomma, a essere troppo appariscente. Quindi appariscente sì, però con quei 2-3 centimetri in più. E questo vestito, appunto, dicevo, è bellissimo, fresco. L'unica cosa che adesso lo vedrete anche indossato, ecco, come dicevo, fa un pochino di pancino, devi stare un po' proprio a strippo, e anche le forme dietro, insomma, si vedono molto molto di più. Però se uscissi con Lillo sicuramente lo metterei con molta più tranquillità. Questo tra l'altro ha le spalline regolabili. E quando l'ho ordinato non pensavo di trovarmi tra le mani un tessuto così fresco, pensavo fosse tutto acrilico, come questo tra l'altro è proprio super fresco. Vi mostro il pezzo che mi è piaciuto meno e che non ho ancora nemmeno provato, perché me la immaginavo tutta in un altro modo. Ora non è stirata e vi dico la verità, anche indossarla per farvela vedere stirata c'ho un po' di difficoltà per accendere il ferro da stiro, però sembrava molto carina. Forse io ho sbagliato, avrei dovuto prendere una S, ed è questa gonna irregolare semi-trasparente, ha questa parte trasparente con un bel tessuto rigido. Sinceramente non so di che materiale sia fatta, perché sembra viscosa anche questa. No, questa è poliestere, comunque secondo me mi sta un po' troppo lunga e forse anche la vita. Questa l'avevo immaginata con i body che presi da Diverso Fashion, quelli con tutti i ricamini sopra, è molto molto carina, però non so quanto sul mio fisico sia valorizzante. Un altro vestito che mi è piaciuto un sacco, più che un abitino, secondo me è una maxi maglia, un po' stile americana anche questa, e non è sexy assolutamente, però poi dipende dai punti di vista, ed è questa, appunto, maxi maglia, come dicevo, molto molto morbida. Questa l'ho già indossata un paio di volte, non propriamente fresca perché è un cotone molto pesante ed è fatto così con la manica con le spalle scoperte. Comunque è un abito molto molto sportivo. L'unica cosa è che non sono riuscita a stirare il numero, cioè col ferro da stiro, ovviamente mettendoci anche un qualcosa sopra per paura che la appiccicasse la stampa, anche se io ho il ferro in ceramica quindi non appiccica nulla, però per cercare di stirare questo numero, ragazzi, i draghi. Un altro vestitino dal tessuto molto morbido è questo, che in realtà ho preso perché addosso alla modella sembrava super wow. Visto così non mi piace molto, però lo devo ancora provare, appunto adesso lo facciamo insieme. A me piacciono molto le spalline così, molto minimal, ma queste sono stupende, appunto senza un reggiseno. Quindi non so quanto la mia fisicità, appunto, un vestitino così possa rendere. La cosa che non mi piace tantissimo è questa arricciatura dietro, e ho paura che mi faccia un sederotto importante, non lo so. Poi essendo così stretto, anche qui c'è, insomma, il difettuccio del pancino, però non è detto, insomma, l'ho preso nero di proposito proprio perché ho detto almeno le magagne col nero tutto si copre. E mi piaceva perché ho pensato comunque a un tubino nero, ho detto il tubino nero è un qualcosa che veramente metti sempre ovunque e comunque. Ultimi due pezzi, ho preso una t-shirt da stirare, ovviamente questa c'era in tantissimi colori ed è un po' fatta a crop, molto molto carina, che con un jeansetto sotto, jeansetto a pantaloncino, secondo me starebbe benissimo, anche se quest'anno tutti i pantaloncini non mi entrano, e quei pochi che mi entrano, ragazzi, mi fanno dei difetti enormi, perché non so se lo sapete, ma chi entra in questo video adesso sa che ho preso 4 kg, e quindi 4 kg su di me
sono abbastanza per quanto riguarda anche il mio abbigliamento, e per fortuna io ho sempre preso le M, quindi bene o male mi entrano, ma mi entrano un po' a strippo. Se avessi preso la mia misura, a questo punto sarei rimasta senza nulla di estivo. Comunque questa è molto molto carina, c'era anche blu, perché non l'ho presa blu? Non lo so, perché il bianco mi dà più di estivo. Ultimo vestito, che dalla foto sembrava di un tessuto completamente diverso, io però non mi vorrei sbagliare, ma secondo me manca qualcosa di quello che avevo ordinato, secondo me non è arrivato tutto. Ecco, come voleva si dimostrare, questo già so che non lo potrò mai indossare, mai e poi mai, perché secondo me è completamente trasparente. Alla parte il tessuto è molto pesante, è super trasparente perché si vede già, io questo l'avevo preso perché un po' mi sento tanto il difetto delle braccia, quindi lo sapete, con la manichina sbuffo mi andava a coprire un po' questa parte cellulitica che c'è, perché raga, c'è sta, eccola qua, quindi non dite di no. Ed era molto carino e l'ho preso anche se sapete che io le cose tagliate qui non le compro mai perché non mi donano, perché non ho il seno, però ho detto vabbè, però nell'insieme è carino, mi sembrava molto stile Caroline Forbes, che a me piace da morire il suo stile perché sapete che lo uso ancora prima di Caroline Forbes, quindi vestitino largo, un po' cortino, con lo stivale sotto, lo trovo fantastico, però secondo me questo poi se ci devo mettere sotto un'altra tunica per coprirmi e ciappette, capite a me che rimane un po' così, quindi giusto penso come copricostume, ma col caldo che fa a Roma, col copricostume 45 gradi per andare al mare, anche no. Quindi i miei acquisti sono finiti, io giù nell'info box vi metto tutti i link dei singoli prodotti e gli sconti a seconda di quello che acquistate, quindi ve li metto tutti giù. Questa farfallina del geranio mi sta mandando in tilt perché mi si sta mangiando tutto il geranio, ebbene sì, quindi niente, io vi do un baciotto con lo schiocco, metti like se il video ti è piaciuto, ti è intrattenuto, non lo so, così de prima acchito ti sono stata simpatica, e un baciotto con lo schiocco, e ci vediamo al prossimo video che sarà sicuramente un vlog.